necessario. La parola mare in finlandese si dice meri, ma questa parola, quando va al partitivo, diventa merta. Quindi, visto che il verbo guardare vuole il partitivo, se io voglio dire guarda il mare, un'espressione poetica così bella, in finlandese si dice cazzo merta, guarda il mare. Questo è il significato di quel titolo e dell'episodio di oggi. E perché scelsi proprio quello? Potevo anche scegliere, per esempio, guarda i calzini, che si dice cazzo sciucchia. O guarda il tappeto. Cazzo matto. O guarda il visone. Cazzo minchia. Sono tutte affermazioni vere, lo prometto, potete cercarle su Google se volete. Perché io ho scelto guarda il mare? Io per 24 anni ero rimasto lì a fissarlo, imbambolato, quel mare, quell'oceano di possibilità che la vita rappresenta, senza fare un passo, senza provare una rotta, senza prendere alcun rischio. Questo nonostante negli anni più volte delle imbarcazioni, talvolta anche molto grosse, si fossero avvicinate alla costa, mi avessero fatto un cenno di salire a bordo con loro e provare a scoprire quel mondo, quella vita che stava al di là di quelle colonne d'Ercole, o forse è meglio dire quelle colonne di Kevin che io avevo creato di fronte a me, quella barriera che mi impediva di conquistare la mia vita e il mondo. C'è una barzelletta che immagino molti di voi conoscano, che racconta di questo naufrago che ormai allo stremo delle forze riceve in visita, a cui passa di fianco questa imbarcazione che offre aiuto e lui dice No, Dio mi salverà. E ricaccia l'aiuto. Poi ne passa un'altra che ancora una volta getta una cima di salvataggio e lui risponde No, grazie, Dio mi salverà. Quando ormai sta per sprofondare e non ce la fa più, ne passa una terza. E ancora una volta lui insiste No, andate, Dio mi salverà. Ecco, lui ispira, sale al paradiso e quando è lassù e domanda a Dio Ma allora io ho confidato in te e tu zero? E Dio risponde Ti avevo inviato 3 imbarcazioni. Ecco, la mia vita mi è sembrata proprio quello. Ci sono state persone che si sono fatte in 4 per avvicinarmi con la loro nave e farmi un cenno di fiducia per dire provaci almeno con me. E io ho sempre solamente, non ho detto Dio mi salverà perché non ho questo grande credo, quindi non era quella, la mia affermazione era solo e sempre no, non mi va, non mi serve, non voglio spiegare, punto. Tra queste persone, una in particolare si chiama Renato Paoli. Renato Paoli era il mio professore di filosofia e storia alle superiori, colui il quale ha veramente fatto di tutto per darmi quella scossa di cui abbisognavo. E in realtà io, invece che sentirmi elettrizzato, mi sentivo come sulla sedia elettrica. Lo percepivo come qualcosa di spiacevole, di doloroso. Non volevo di certo ammettere le mie paure, tra cui particolarmente la paura di morire, che mi bloccava. Quindi di fronte ai reiterati tentativi del professore di invitarmi ad andare nei viaggi di istruzione, specialmente quello da lui organizzato in 5ª superiore a San Pietroburgo, io non facevo altro che rispondere che non avevo bisogno, che Storo andava benissimo, che Storo era, per così dire, il centro del mondo e quello era l'unica cosa che volevo vedere. Mi sbagliavo, ma l'ho capito un po' troppo tardi. Non che 24 anni sia troppo tardi, ma lo percepisco come tardi. Ed è proprio per questo motivo che adesso mi trovo qui di fronte a questo microfono a raccontarvi la mia storia. È proprio per questo che sto scrivendo un libro al riguardo. Ed è proprio per questo che ora voglio fare di tutto per far capire quanto fondamentale sia iniziare fin da subito, fin da quando è possibile, a lasciarsi andare a scoprirlo, questo mondo. E tutto questo l'ho capito anche grazie a qualcosa d'altro che è successo proprio in quel periodo in concomitanza con il concorso letterario. Ecco, stesso discorso di prima, no? Qualcosa di cui vi racconterò nella prossima puntata. Ciao!